Bene ragazzi, allora siamo qui. No, che palle! Me lo sono dimenticato. Qui c'è da usare il Verdinilius Duo anche qui. Madonna della Madonnina. È vero, non si può completare questa. Cazzo. E allora prendiamoci le gelatine che vi devo dire. Allora forse se. Cazzo, allora forse ho lasciato un passaggio che si poteva andare subito a inizio Hogwarts. Merda, merda, merda. Eh sì, cazzo. Ho lasciato un passaggio che inizio Hogwarts con tutta probabilità si poteva prendere subito. Madonna della Madonna, però. Devo tornare indietro allora. Questa è una delle poche occasioni in cui si può esplorare Hogwarts per bene. Devo tornare indietro a verificare. Ecco, appunto, lì c'è una pianta da incantare. No, aspettate, aspettate, aspettate. No, 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 mi ricordo che c'è. Sì, da usare il Verdinilius 2. Che palle. Andiamo. Cioè, l'incantesimo più utile al fine di esplorare è sempre quello che si impara per ultimo. Fateci caso, anche nella versione per PC. A livello esplorativo, Gommosus è l'incantesimo più utile di sempre quando lo si impara alla fine, ovviamente, proprio alla fine del gioco. Dunque, questo episodio sarà un po' esplorativo. Andremo a vedere effettivamente dove possiamo e dove non possiamo mettere ancora piede. Qui attiveremo un flusso d'aria che ci porta in alto, però non finirà mica così. No, 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 non si può completare subito quest'area. Beh, prendiamo un po' di gelatine allora per questo episodio, dai. Prendiamo un po' di gelatine. Cazzo, mi sono fatto male pure. Beh, devo ricordarmi allora di tornare alla Sala dei Cavalieri quando conosco il Verdinilius 2. Di qua, no, adesso bisogna proseguire per di qua. Facciamo quel che si può fare. Allora devo controllare tutti i passaggi segreti vicino alla sala di ritrovo di Frodo. Ce n'è uno allora in cui si può prendere subito una figurina. Vai per di qua. Incantiamo la pianta. E fine della corsa, perché adesso ci sono le piattaforme del Verdinilius. Ah no, la figurina! Allora non ho fatto bene, allora ho fatto bene, allora ho fatto bene! Sono proprio due passaggi vicino alla sala di ritrovo di Grifondoro che non potevo prendere. Grande, pensavo di perdere tempo, invece. Non lo stavo facendo questa, sì che è maestria, ragazzi. Una bella maestria, grande. E siamo a 14, cazzo, ancora una. E noi possiamo prendere, possiamo affrontare il campione di Corvo Nero. Quindi andiamo. Alla lezione di Hallock, su, dobbiamo fare adesso bene, ma bene, la coppa della gara. E la coppa dell'elezione, così abbiamo tutte e quattro le coppe e tornando alla sala di trono di Grifondoro avremo la figurina di Gorri Grifondoro. 15 figurine e affronteremo il campione di Corvo Nero. Bene, non ho perso affatto tempo. Come sono felice, questa sì che la chiamerei una botta di culo. Tanto abbiamo raggiunto quasi le 300 gelatine di tutti i gusti più uno. L'ufficio di Silente. Ah, aspettate, qui possiamo ancora esplorare un po'. Qui ora siamo nel cornicione in alto e potrebbe esserci un passaggio segreto, quella libreria là. E questo è l'ufficio di Silente che è chiuso. Guardiamo questa libreria cosa nasconde. È episodio esplorativo, ragazzi, mi dispiace, ma bisogna guardare per bene. Da ogni parte. Ho terminato con quanto? 19 su 24 figurine, che pare ancora una. L'ultima volta ho giocato per conto mio, avrei potuto sfidare Serpeverde, che l'ho sfidato il campione di Serpeverde, ha voglia. Ah, bene, questo è un passaggio segreto che non racchiude figurine, ma però abbiamo tante gelatine, quindi raccogliamole. Questo tema musicale è fantastico, perché me lo ricordo bene, è un tema dai toni carini, perché per forza c'è nel prigioniero di Azkaban per versione PC quando si comanda il coniglietto Rapiforce. E a proposito di coniglietti, tenetevi in mente bene i coniglietti in senso di animale domestico, perché diciamo che è un indizio per la guida super segreta che farò quest'estate. È un gioco di nicchia, quindi mi sa che indovinare vi sarà praticamente impossibile. Non l'ha neanche fatto nessuno in Italia, sarò infatti il primo italiano. Beh, sempre a meno che i big di YouTube non lo scoprano, ci fanno il video così e tutti ora poi lo adorano, giusto perché l'ha fatto lo YouTuber Big e ciao ciao. 300 gelatine, ne restano 200. E
Vai, 200 per raggiungere 500. Comunque io non sono contro gli big di YouTuber, più che altro sono contro i fan big di YouTuber, che quando magari dice i video di questo qui non mi piacciono, arrivano i fan del tizio che, non lo so, manco sguinzagliati a cani feroci, ti si accaniscono contro, ti commentano male, ti spolliciano in giù ogni video fino a costringerti a chiudere il canale. E fidatevi, per esperienza personale lo so di canali chiusi in seguito a questi avvenimenti, che no, adesso semplicemente che i video non gli piacevano e basta. No, poi vabbè, arrivano i fan che costringono, chiamiamolo A, semplicemente, a chiudere il canale solo perché ha detto che i video di un certo tizio non gli piacciono, un certo tizio famoso non gli piacciono. E quindi ragazzi, purtroppo non c'è tanta libertà di parola quando si tratta di YouTuber famosi, è la triste realtà. Se dici qualcosa poi te ne penti. Ah bene, va, ci sono i gufi e gli studenti. Ma no, dov'è l'ufficio di Allock? Ora mi sono perso, scusate. Qui è tutto chiuso, qui c'è un'altra libreria. Vabbè, vediamo questa libreria allora, ragazzi, a questo punto. 6 minuti, scusate però, io mi sono perso. Allora, cos'è che diceva Ron Hogwarts? È come un labirinto, ma se seguirai il tappeto troverai la strada. Quindi dobbiamo seguire il tappeto al contrario. Ora però non so più dove ritrovare l'ufficio di Allock, che cavolo. Non lo so più dove ritrovare. Vabbè, esploriamo questo passaggio segreto allora, dai. Questo episodio è dedicato a esplorazioni, ottenimento di figurine e... Dai. E gelatine per il flipendo duo, vai. Per fortuna erano due armature così, senza bisogno di... 300 punti, ragazzi, ancora non c'è stata la prima consegna dei punti, Allora, la libreria dove siamo venuti, andiamo qua. Beh, la ritroverò da solo la strada a questo punto, se non so proprio cosa fare. Tanto continuiamo a eliminare le armature. Dai, cazzo, l'ho caricata al massimo! Staccagli la testa, staccagli la testa! Violenza, violenza! Vai. Allora, a proposito di lingue nei let's play, la guida super segreta, sfortunatamente il gioco non è mai uscito in italiano, per cui lo dovrò fare con le scritte in inglese, non è doppiato, ma... sì, non è doppiato appunto, ci sono i box di dialogo, quindi dovrò rompermi a tradurre. So che certi mi dicono di non tradurre, perché non traduco bene, a mio parere però mi sembra aver tradotto abbastanza bene se arranca pure Stival Versus, quella volta. Non mi sembra aver fatto poi tanti errori e si capiva la trama, grazie a me, non per vantarmi. Insomma, io voglio comunque tradurre, perché qui il giochino che presenterò ha una storia curiosa e interessante. Certo, non è complicatissimo ai livelli di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts io l'ho guardato tutto, sinceramente, non ci ho capito un cazzo della storia. Beh, forse qualcosina alla fine, ma io per circa inizio, metà, non ho capito proprio un cazzo. Quindi diciamo che questa storia, questo giochino segreto ha una trama. 15, vai, campione di Corvo Nero, arriviamo. Pix, eccolo. Allora, diciamo una trama curiosa e semplice, però è comunque curiosa, è strana ma divertente, vedrete. È un gioco molto molto bello. Vi ho dato solo un indizio per adesso. Tenete in mente il coniglietto in senso di animale domestico. A che farci. Va bene, allora, io ho preso 15 figurine streghe e maghe. Edvige, però, che cazzo, tesoro, io dovrei... Vorrei che tu mi indicassi la strada per Allo. Qui siamo in un vicolo cieco. Ah, seguiamo il tappeto all'incontrare, allora, giusto per riorientarci un attimo a 9 minuti, che palle! Ma dato che questo è uno dei pochi punti in cui possiamo fare a Hogwarts inferiore, vai! Allora, da che parte però devo andare per... la lezione di difesa contro le arti oscure. Apri porta, proviamo qui? Ah, ecco, c'è un altro livello del castello di Hogwarts. Bene, bene, bene. Dunque, allora, dobbiamo tornare nella sala di ritrovo, il che vuol dire che possiamo incappare nel bug in cui Harry non esce. Sta zitto, Basilisco, che cazzo! In cui Harry non riesce più a uscire dalla sala di ritrovo, ma torna, della Madonna. Beh, quindi non ci resta che terminare qui l'episodio dove nel successivo
affronteremo il campione di Corvo Nero. E la lezione di difesa contro Allock. Allora, 300 gelatine e passa, via, entriamo. Sì, voglio fare adesso il campione di Corvo Nero. Per quando recupereremo la figura di Godric Grifondoro, non so quando ne avremo occasione. Come sapete, sì, l'ho detto ripetuto, ma non mi stancherò mai di dirlo. Questa versione di Harry Potter a Camera dei Segreti è automatica a livelli nauseanti. Sono veramente poche le occasioni in cui possiamo andarcene a giro. Lo so. Ah, guardate, abbiamo vinto quella di erbologia, gara e lezione. Quindi ci restano quelle di difesa contro le arti oscure. Vai, andiamo. Ora non ci resta che recuperare altre 5 figurine. So tutte dove si trovano, ma per la 20ª dovremmo fare un gioco di precisione e spegnere la console immediatamente se non ci si fa. Perché? Perché se non vinciamo la figurina dice che possiamo, colui che ci darà la lezione per vincere la figurina, possiamo ritentare più tardi per un premio speciale, ma non si potrà più ritentare, perché dopo questa cosa, dopo questa lezione supplementare, è tutta una tirata poi verso fino alla Camera dei Segreti e fine della storia. Quindi o la vinci subito o ti attacchi a cazzo. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima dove affronteremo il campione di Corvo Nero e la lezione di Allock. Ciao!